presentata la terza edizione della Fano dei Cesarini, che si svolgerà domenica 19 luglio alle 16.30 con ritrovo nella piazza del centro commerciale di Sant'Orso. La manifestazione, ideata dal Comitato Genitori Sant'Orso, è nata sulla scia del successo delle iniziative dedicate alla romanità e per questa edizione ha potuto contare sulla collaborazione di tante associazioni onlus della città, che si sono affiancate al gruppo genitori coordinati da Piero Valori, tra queste l'Avis, Spazio AE, Associazione Piccolo Grande Alessandro, Pro Loco Fano e il Comitato Genitori di Cartoceto e Lucrezia, e con l'apporto logistico della CEMI Autogru e della colonia Giulia Fanestris, che avrà il compito della didattica romana. Più va avanti, più c'è voglia di partecipazione, di associazioni che vogliono entrare a far parte del giro della Fano dei Cesarini, collaborare all'interno, perché poi alla fine si è visto, si vede, si vedrà sempre che lo scopo non è mai di lucro, ma la voglia di stare insieme, far del bene alle famiglie, ai bambini e chi sarà presente. Ci sono anche in questo caso tante motivi per divertirsi, tante animazioni, tanti giochi, tanti spettacoli. Secondo me, ecco, il segreto è quello, stare insieme per divertirsi senza avere nessun altro scopo o pensiero. Non poteva mancare in questo evento così carino, perché è rivolto proprio ai bambini e alle famiglie, e i genitori di Sant'Orso sono una parte integrante di donatori dell'Avis, perché il buon Piero, che è anche il nostro consigliere, ha ideato e anche programmato questa festa, e nel contempo è anche fa proselitismo nei confronti dei genitori di Sant'Orso per andare a donare. Una manifestazione importante per tutte le fasce d'età, dai 0 ai 99 anni, che coniuga il divertimento e la didattica per i più piccini, che apprendono nel modo migliore per loro, giocando. E per questo il Comune di Fano ha tenuto a dare il suo pieno sostegno. Devo fare veramente i complimenti ai genitori di Sant'Orso, al comitato che da anni anima una bella festa, una festa che ha saputo coniugare l'idea della città delle bambine e dei bambini con la romanità, ed è un modo di insegnare la storia giocando, partecipando insieme alla famiglia. Naturalmente, come nelle passate edizioni, il momento clou della manifestazione è la corsa delle bighette, ora richiesta anche fuori le mura di Fano, tanto piace, che avverrà naturalmente intorno alle 20, con un momento in cui i bambini diventeranno i veri protagonisti vestendo i panni dell'auriga e i genitori a fare da destrieri, ahimè. E se volete calarvi a pieno nell'atmosfera, presentatevi in costume, romano naturalmente. Vincenzo in vantaggio! E la famiglia Vincenzo in vantaggio, ha vinto!